Ragazzi, sono emozionato e felicissimo. Innanzitutto, buongiorno, 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 buongiorno e buon sabato a tutti, amici. Altra bellissima giornata persa. Ma non temete, perché io sono veramente orgoglioso e felice di essere governato da uno Stato che ha preso una decisione forte, una decisione giusta, una decisione soprattutto intelligente, che è quella di riaprire le librerie, perché... adesso è essenziale, cartolerie, siccome le scuole sono aperte, è essenziale, le librerie sono essenzialissime, in modo che adesso le nostre persone anziane, che in questo momento le persone anziane non rischiano la morte, assolutamente, non rischiano la morte, e soprattutto non hanno mai scuse per poter uscire, avranno un bel foglio per andare in fila comunque a comprarsi un bel libro, così almeno si faranno il loro svago, saranno fuori, già più di quello che sono adesso, quindi d'accordissimo con Conte. D'accordissimo con Conte, sono sicuro che da questa situazione quindi ne usciremo ancora prima, dopo questa decisione, le cartolerie, anche perché le scuole sono aperte, quindi servivano tantissimo riaprire, e niente, sono veramente orgoglioso e fiero, sono sicuro che poi adesso con questa decisione, che tra poco entreremo anche nel MES, con i Bounly, come cazzo si chiamano, sicuramente risolveremo tutti i problemi, anche le aziende, soprattutto quelle che apriranno dopo, tipo i bar, i pub, così, verranno risarcite tre volte più tanto, perché loro comunque lo sappiamo che sono bravi, sono buoni, e si prendono cura di noi, che siamo chiusi, e niente, verrà felicissimo di essere governato da queste persone molto intelligenti, davvero, che... hanno preso questa saggia decisione di riaprire le librerie. Ragazzi, un buon sabato. Adesso vado su anche a parlare con mia moglie, che lo comunico che il 14 voglio già essere lì davanti alla libreria che devo comprare un libro. E niente, ciao a tutti. Questo è quello che volevano sentirsi dire. Ma andate a fare in culo, andate, vai, luridissimi vermi schifosi. Luridissimi vermi schifosi, vermi schifosi, siete dei vermi schifosi, siete dei vermi schifosi. Mi dovete spiegare, non c'è il Covid in libreria, non c'è il Covid in libreria, in cartoleria. Che cazzo ti serve adesso riaprire la libreria e la cartoleria? Mi spieghi che cazzo ti serve adesso in sto momento qua del cazzo? Cosa ti serve riaprire la cartoleria, che le scuole sono chiuse, e la libreria, che adesso ci saranno i vecchi che devono starsene a casa e non rompere i coglioni, visto che secondo i vostri dati il 95-98% muoiono, e vedo sulle foto, sono tutti vecchi, devono starsene a casa, dovranno prolungare, a mio modo di vedere, ancora la quarantena, ancora di più loro, perché sono comunque profumatamente pensionati, profumatamente no, sono comunque pensionati, quindi non hanno le spese che abbiamo comunque noi con mutui e tutto quanto, Non sarà che adesso ci avranno anche la scusa, perché saranno già là davanti la mattina alle 7:30 che non sopportano la loro moglie, ok? Già con il foglio là davanti per andarsi a comprare un libro che magari non l'hanno neanche mai comprato in vita loro. Tutto questo fatto perché? Perché la Mondadori, la Rizzoli, le catene, quelle forti, non possono stare ferme. Noi possiamo stare ferme, loro no. Adesso mi dovete spiegare. D'accordissimo sul negozio di bambini, perché... non perché sono papà, ma perché anche gli altri genitori, quando il body, il bambino comunque cresce sempre più velocemente, magari c'era già il body, andava un pelo stretto e cresciuto ancora di più, i bambini non possono naturalmente stare con le vesciche sugli inguini perché hanno i body stretti, quindi sui negozi dei bimbi, d'accordissimo, perché comunque la mamma, se senza body, deve andarselo a comprare, perché anche il body non lo puoi neanche ordinare troppo su internet, perché comunque lo devi vedere, lo devi toccare, il tessuto e tutto, se no ti arriva una cinesata e magari arriva una ritrazione e si buttano via soltanto i soldi, come già mi è successo a me. Ma la libreria, spiegatemi adesso, la libreria, questa è rotta, sì, la libreria, mi spiegate che cazzo significa riaprire adesso la libreria, spiegatemi che cazzo vuol dire adesso aprire la libreria, che ci saranno tutti i vecchi in giro adesso perché saranno là davanti in pole position, capito, con la finta mascherina a prendersi un cazzo di libro, che i vecchi devono starsene a casa perché sono loro il problema in questo momento, ma è per loro il problema, per loro stessi, state a fare, guarda, mi fate andare il sangue agli occhi, mi fate andare il sangue agli occhi, mi fate andare la libreria.
A parte che i libri, se vai comunque sia, li trovi dove cazzo, perché anche nelle edicole ci sono, primo, le edicole tabaccai comunque sono aperti. Secundis, il libro comunque te lo puoi tranquillamente comprare su internet tranquillamente, perché ne vendono praticamente anche su internet ormai. Quindi tu mi devi spiegare, per una riapertura graduale, cosa c'entra la libreria. Posso riaprire una fabbrica, un'azienda che lì comunque ci hanno bisogno, la libreria, per la cosa da Mondadori, della Rizzoli, ti hanno fatto pressione, che sono due catene potentissime, soprattutto la Mondadori, non possono stare chiuse, fate schifo, fate veramente cagare, posso dirvi che mi fate veramente cagare, poi neanche i 10 dal 3, addirittura dal 14 aprile subito, neanche dal 3, dal 14 aprile subito, io non ho parole, cioè io, adesso io, o io sono matto, o voi mi dovete spiegare gentilmente come la pensate. Perché io di questi qua, e non sto parlando di soldi, ma sto parlando di logica, sto parlando di furbizia, quanto sono furbi questi qua. Cioè, a quelli che li fanno comodo, li fanno riaprire, che non servono un cazzo i libri adesso in questo momento, sì, ho capito. E poi, chi è che andrà a comprarsi il libro? La persona anziana, perché il ragazzino di certo non esce fuori a comprarselo, che non ne frega un cazzo del libro. C'è già internet, c'è già tutto, c'è già il computer, non si mette di certo a leggere. Cosa sarà? Il 0,1% di ragazzi giovani che seguono? No, sono delle persone anziane che saranno già tutte fuori in giro. Già lo sono tanto, perché quando vado al Lidl praticamente mi vedo la persona anziana che mi esce fuori con il sacchettino con una Coca-Cola e una cipolla dentro. Io dico, ma scusami un attimo, ma se io devo prendere una Coca-Cola e una cipolla, quando fai la spesa non ti puoi prendere direttamente tutto, visto che tu sei a rischio più di tutti, perché come dite voi, quello che ci riportano le cose, il 95% praticamente sopra i 70 anni, sapete cosa farei io? Io addirittura, dopo il 3, quando tutto sarà finito, io addirittura li farei fare tutta l'estate a casa loro, se comunque vogliono stare tranquilli, perché io non voglio farmi una ricaduta, perché c'è il vecchiotto che esce, perché non sopporta più la moglie a casa, che è 50 anni che ci è sposato, quindi fa di tutto per le scamutate, perché io poi li conosco come sono fatti, io vado al bar la mattina, cioè vengono in sto bar qua, poi vado in un altro, poi c'hanno un ciclo di carri, questi qua non sono abituati a stare a casa, non ci vogliono stare a casa, non ci vogliono stare, ma io non mi voglio fare ancora gli arresti domiciliari insieme alla mia bambina, come non voglio che ve li fate anche voi, tutti voi che mi state guardando, ok? Perché loro non vogliono stare a casa, questi stronzi riaprono anche le librerie. Cosa che proprio in questo momento non serviva un cazzo, al posto di aprire un'azienda che iniziano a lavorare, le librerie. Quindi il Covid-19 in libreria non si prende ufficiale. Andate a prendervelo in quel posto. Ciao!